Allora, proviamo a far ruotare queste due ruote, questo ingranaggio ellittico, queste ruote, due ruote uguali, ellittiche, con l'analisi movimento. Allora faccio partire, l'ho già fatta, dunque schiaccio il pulsante, quello di avvio, non quello di ricontrollo, di generazione. E vabbè, e si vede come quella a sinistra ha una velocità costante, mentre quella a destra ha una velocità variabile, dovuta soprattutto dovuta al fatto delle ruote dentate ellittiche che non sono circolari. Ok, vediamo. Ok, finisco. Qua si vede proprio come rallenti, questo qua è quasi un punto morto, poi ricomincia ad accelerare per poi decelerare e accelerare, decelerare, quasi fermarsi, ma non si ferma. Vabbè, andiamo a vedere. Torno indietro, vado a modificare e mettiamo, vediamo, 65, 65, si adegua, perfetto. Qui speriamo che non mi crei problemi. Ok, qui devo per forza far ricalcolare. Vado. Naturalmente qui avrà, si fermerà come velocità, avrà una velocità di minimo più alta. Carino con queste immagini, dovevo tirare via l'ellisse, però vabbè, ci sta anche lasciarla lì, perché no? Così si sanno le dimensioni. Ok, adesso torno indietro. Qui andiamo a mettere, vediamo se me lo fa, 62, proviamo 62, rigenerazione. Si avvicina, sì, e andiamo a ricalcolare. Naturalmente questa si avvicinerà sempre di più a una velocità costante, la variazione. Sarebbe bello poi fare il video col grafico, però ormai, ormai facciamo prossimo video. Adesso vediamo, sono curioso di vedere se, ma facciamo 61, già tanto non cambia nulla. Ok, andiamo a fare 61 61. Si avvicina. Ah, qui dopo avrò problemi con il viso, cioè con il sorriso, perché mi andrà a tagliare. Speriamo che non crei problemi, perché non ci avevo provato questo. Proverò con i grafici perché è più interessante con i grafici, però lo pubblico lo stesso, tanto. E forse conveniva cambiare colore in modo due colori differenti. Comunque si vede che un po' si ferma ancora. C'è un po' di indugio. Adesso proviamo, ma non sono sicuro che riesca, perché poi ho fatto il sorriso questo che proviamo a fare 60. Facciamo 60,5. Ah, eccolo lì, ok. Sì, ok, facciamo ripartire.
Sì, ormai è quasi praticamente circolare anche. Insomma. E poi proveremo. Provo a fare 60. Cosa faccio? Punto 001. Io vorrei fare 60, giusto. Facciamo prima 60.001. Qua, sposto di qua. Andiamo a fare, però quando fai 0, facciamo 60.01. Vediamo cosa succede. Vabbè, questo chiudi, chiudi. E sì, e andiamo a vedere di farlo andare. Se mi va, sì. Il gatto mi ha fatto cadere il libro. Vabbè, ok. Sì, era molto più interessante poi mettere anche la velocità, il grafico. Vabbè, qua è cambiare colore, grafico e cambiare colore. Vabbè, sospendo, torno indietro, l'ultimo proviamo proprio 60, giusto? 60, 60. Chiudi. No, mi crea questo problema qui. Devo andare a vedere perché questo Ctrl Q. Strano. Sì, però non. Vediamo cosa succede. No, non succede niente. Vabbè. Comunque su 60.0. 01 ci stava. Strano che mi sia successo questo. Devo andare a vedere come mai. Probabilmente c'è un problema con questo qui. Andrò a vedere. Ci vediamo alla prossima. Spero di essere stato carino. Spero di essere stato interessante. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci.